parliamo della seconda parte. La seconda parte è una parte musicale. Ho chiesto a Elena, e come a tutti poi gli intervistati chiederò precedentemente, tre canzoni che andranno poi in radio. I titoli delle canzoni che hai scelto sono Fantastica di Rocco Hunt, Stucore d'appartiene di Rocco Hunt e La dolce vita di Fedez. Perfetto, come mai hai scelto questi tre brani? Allora, come nel primo libro, anche nel secondo io ho inserito delle note musicali, quindi dei brani. Nel primo erano principalmente di Pino Daniele, Zero Assoluto, che poi cito di nuovo anche nel secondo, ma in Tu non sei le altre ho appunto messo delle frasi di Fantastica, di Rocco Hunt, perché le parole si adattavano perfettamente alla storia, quindi niente, si sposavano proprio benissimo, quindi l'ho inserita lì. Stessa cosa, Stupore t'appartiene, che scusate, non sono napoletana, se mi sente mio amico napoletano mi dice che sono di serie B, ma non lo so dire bene. Anche quella per me è una canzone molto significativa che ho voluto inserire verso la fine della storia. E quindi queste due canzoni compaiono nel romanzo. Mentre La dolce vita di Fedez è una canzone che ascolto tutti i giorni con le mie figlie e non lo so, mi sa di sole d'estate, quindi è bellissimo per quel motivo lì, mi dà E quindi positività. su Radio Sole FM a Fuerteventura non può che suonare una canzone che dia, cioè che dia Esatto. queste sensazioni, soprattutto in positive vibration.